esce Giancarlo Loquenzi, ti ascoltiamo stasera alle... alle 19.35 Radio 1. Ottimo, grazie, benvenuta. Allora, TAV, Montecitorio. E non solo, Serena, la clip era il numero 15 perché anche all'esterno dell'aula, insomma della Camera, c'era un presidio pro TAV, se ne discute e c'è anche chi, lo vedremo nella clip, parla di questa famosa ipotesi, ovviamente smentita dal governo, di scambio tra i voti, insomma tra 18 e TAV. Vediamo. Intervengano i commessi, censuro i cartelli e questo atteggiamento in aula del Partito Democratico. È davvero casuale che queste nuove convergenze tra i firmatari del contratto siano intervenute dopo il voto della Giunta, favorevole al leader della Lega? Non occorre troppa fantasia per immaginare che ci possa essere stato un rapporto di scambio. Se così fosse sarebbe vergognoso. Se noi non facciamo la TAV, il Corridoio 5 si farà, passerà a nord delle Alpi e tutte le nostre regioni, l'Italia sarà tagliata fuori. Mi auguro che non sia approvata perché altrimenti quelle voci che dicono di questo osceno scambio potrebbero essere confermate. Vedi che c'è qualcuno delle... Beh, Maroni non fa più parte della Lega a livello, insomma, di dirigenza. Qualcuno non c'è critica dissenso. Critica Salvini, certo. Qualcuno che... Allora, Beghin... Fa l'avvocato, infatti, non fa più politica. E dopodiché volevo dire, siete contenti di questa decisione? Però, e peraltro, che bisogno c'era di votare una mozione nella quale si dice una cosa che stava già scritta nel contratto di governo, che per voi è come la Bibbia? Cioè, avete ridetto una cosa, già avete detto 6 mesi fa, ci aspettavamo forse un passo avanti, visto che c'è stata l'analisi costi-benefici, bisogna rinnovare gli appalti, l'Europa ci chiede una risposta alla Francia. Ma io credo che sia stato un segnale molto forte, invece, anche per chi chiedeva a tutti i costi un passaggio parlamentare di questo argomento, e si è ribadito quello che effettivamente è scritto sul contratto di governo, che questa è un'opera che va rivista completamente. Il primo step ma è stato quello di fare... Ma come, però, Beghin? Cioè, vuol dire rivedere? Ma deve essere rivista completamente dal nostro punto io di vista. Io ristrutturo casa, il tema è come la ristrutturo, dove metto il bagno, dove metto la cucina, se tolgo il bagno, se tolgo la cucina, certamente. Voi come la cosa fate? Ma le valutazioni possono essere molte. Di sicuro non si può continuare sulla strada che è stata intrapresa, perché come testimonia l'analisi costi-benefici sarebbe uno spreco di denaro immenso dei cittadini sulla base di presupposti che non esistono più. Io ricordo che è una cosa che non si dice troppo spesso, che il presupposto primo di quell'opera è la saturazione della linea esistente e non c'è e non ci sarà nemmeno per quel che riguarda le previsioni, cioè per andare a essere in qualche modo utile al paese dovrebbero esserci traffici 25 volte superiori a quelli che sono stimati, quindi proprio manca il presupposto iniziale. Detto questo e vista l'analisi costi-benefici è ovvio ed è evidente che, come farebbe un buon padre di famiglia, si vanno a rivedere quelle che sono le spese che deve fare uno Stato, perché in questo caso non si parla di investimenti, si parla di spese, pure spese, 7 miliardi che sono stati quantificati, buttati via, quando abbiamo invece necessità di fondi per infrastrutture assolutamente utili in questo Stato. Una domanda, le liste civiche con le quali penso, immagino, si parla appunto di volersi alleare, non eravate voi la lista civica per eccellenza? Cioè il Movimento 5 Stelle nasce come lista civica, cittadini che si prestano al servizio della politica, tant'è che c'è anche il limite dei 2 mandati, no? Dopodiché si torna a fare il proprio lavoro. Come pensa che si evolverà l'organizzazione adesso del Movimento? Adesso un partito invece. Dice un partito. Ma guarda, io non credo un partito sia... di stampo leninista. No, ma addirittura. Sì, nel senso che c'è una disciplina ferrea, chi dissente a casa. Io pure Giordano che sorride, dai, povera Beghin, è toccato prima Rosato, ora tocca a lei, va così la vita. Che sia difficile cambiare il proprio paradigma, perché tutte le persone sono abituate a ragionare sulla base dei propri schemi mentali, quindi è molto difficile cercare di vedere qualche cosa di diverso. E in tutti questi anni il Movimento 5 Stelle è sempre stato associato a quelli che sono state le tradizioni politiche di questo paese. Il Movimento 5 Stelle è qualcosa di completamente diverso, si è affacciato sulla scena politica ben prima in realtà del 2010 e delle marce No TAV, perché è vero che esiste formalmente no, dal 2009, formalmente prima, però, certo, c'è una storia, no, io parlavo sul piano formale, sul piano decisamente formale. È iniziato molto prima e mi sembrerebbe un po' riduttivo
circoscrivere l'esperienza politica del Movimento 5 Stelle solo con la battaglia no TAV, che pure è stata fondamentale e lo è tuttora. Quello che vorrei dire è che noi non siamo un partito tradizionale e non lo saremo mai, però è evidente che si gioca con le regole del gioco. Ma qual è la differenza? Cioè, se voi fate alleanze, rinunciate alla regola dei due mandati. Noi non facciamo alleanze, perché non le abbiamo mai fatte e non le facciamo nemmeno. Non farete alleanze nemmeno con liste civiche sul territorio? Quello che, a parte che non è stato, deciso ovviamente. Nulla, a parte che non è stato deciso nulla, ma è semplicemente stata un'idea su cui si ragionerà e su cui in modo molto democratico ragioneremo. Io credo che sia giusto verificare in che modo può essere utile avere dei supporti di persone che non sono legate a partiti Luigi politici. Luigi Di Maio ce la fa da solo? Luigi Di Maio ce la fa da solo o ha bisogno di aiuto? Dov'è Di Maio? Ma guardi, Di Maio... No, Di Maio è questa bacia Salvini. Io non credo che sia un caso se Di Maio abbia bisogno o meno di aiuto, però le faccio un esempio molto, molto semplice. Noi non siamo alleati con nessuno in Europa, non lo siamo nemmeno con i nostri compagni di gruppo, se vogliamo, ma abbiamo sempre detto questo, e questo sì è nel DNA del Movimento 5 Stelle. Per noi un'idea non è né di destra né di sinistra, non appartiene al Partito Democratico, non appartiene a Forza Italia, ma la valutiamo funzionale o non funzionale al raggiungimento di obiettivi che dal nostro punto di vista e dal punto di vista di chi ci sostiene sono utili. E in questo noi abbiamo sempre lavorato con tutti. A tutti i livelli. Questo è quello che ci contraddistingue. Quindi se a livello di liste civiche noi ci ritroviamo in un comune dove ci sono, magari parliamo anche di comuni abbastanza piccoli, e ci ritroviamo con 500 candidati e le loro famiglie a sostegno di un unico candidato sindaco, e magari invece tutti sotto il cappello di centrodestra piuttosto che centrosinistra, e troviamo invece delle liste civiche che hanno le stesse nostre idee, che valutiamo essere corrette per quel caso specifico, vabbè, insomma, può essere preso in considerazione. Ma sono alleati con la Lega al governo nazionale, sulla regola dei due mandati sono convinta che sia una regola sacrosanta, quindi non va cambiata e che non debba essere cambiata. Allora, nella TAV per noi è entrato Alfonso Iuliano, vediamo. La TAV non c'è, insomma, in quella... Stiamo scavando a una media di 500-600 metri al mese. In questo momento stiamo arrivando all'imbocco della galleria. Ecco, siamo entrati in galleria, questa è la discenderia. Questa discenderia è stata scavata a partire dal 2003 con metodo tradizionale, quindi per questa discenderia non è stato usato la fresa come invece stiamo usando sul tunnel di base. Questa discenderia quanto è lunga? Circa 2 km e 400 metri, allo scopo appunto di arrivare nel punto in cui va scavato il tunnel di base. Questa è la fine, quindi qua siamo sulla fine della discenderia e l'inizio del tunnel di base. Questo è il tunnel di base. A sinistra abbiamo Lione e davanti a noi, fra parecchi chilometri, abbiamo Torino. L'abbiamo iniziato a scavare nel 2014. Qui dove passerà il treno sono stati scavati quasi 8 km di tunnel di base. Questa è una delle due canne. Qui, se noi fossimo un treno, domani lo stiamo percorrendo. Davanti a noi abbiamo la fresa. La fresa è una fabbrica mobile che serve a scavare, ma fare anche tante altre cose. Qui siamo proprio sulla testa della fresa. Davanti a noi abbiamo la montagna, quindi da questo punto in avanti non c'è nessuna cosa scavata. In questo momento gli operai stanno procedendo al sondaggio in avanzamento. Questa che vediamo montata su questa slitta è la sonda. La fresa praticamente lavora appoggiandosi sull'ultimo concio montato con tutti questi martinetti idraulici, i quali con una potenza, diciamo, pari a 8 motori di Formula 1, a 8 Ferrari di Formula 1, spingono contro la roccia scavandola. Quanto si sta scavando al giorno? In questo momento stiamo scavando una media di 18-20 metri al giorno. Lunedì scorso abbiamo fatto il record per questa fresa di oltre 30 metri al giorno, 5 centimetri più di 30 metri. Stiamo scavando a una media di 500-600 metri al mese. Quanti operai lavorano qui adesso? Allora, nel cantiere di Saint-Martin-la-Porte complessivamente 450 persone.
Arrivo dalla Val di Susa. Val di Susa, ci sono state tante polemiche, no? Sì, sì, ce ne sono moltissime. Beh, per me ovviamente è lavoro. Se si stoppasse l'opera? Per me potrebbe essere un errore, sì, perché una gran linea di comunicazione. Verremmo tagliati fuori. Sono calabrese. Sono contento perché lavoro, perché in Italia abbiamo poco lavoro, uno. E poi dopo bisogna fare mangiare la famiglia anche. Si parla di fermare l'opera. E andiamo a mangiare al governo poi noi, andiamo lì da Salvini e dai 5 Stelle a mangiare. Lo scavo di questo tratto di tunnel in Fresa costa 350 milioni. Ad oggi, che stiamo a 3 mesi dalla fine dello scavo, confermo che il costo complessivo sarà quello stabilito ed anche il tempo previsto per la sua realizzazione sarà esattamente quello scritto sui contratti. Che cosa succederebbe qualora l'opera venisse fermata? Da un punto di vista puramente tecnico non è possibile lasciare 25 km di tunnel nelle condizioni in cui sono oggi, perché ovviamente ci possono essere delle ripercussioni sui paesi sopra. Andrebbero fatti dei progetti per la messa in sicurezza di queste gallerie, fatte delle gare d'appalto per individuare dei progettisti, dopodiché vanno fatti dei processi autorizzativi sia lato italiano che lato francese, delle gare d'appalto per individuare le società che realizzeranno i lavori e poi eseguire i lavori di messa in sicurezza. I tempi tecnici sono circa 7 anni, direi. Sui costi io non sono in grado di dare i numeri, bisognerebbe vedere i progetti. Dopodiché voi avete scambiato, cioè nel governo c'è stato questo scambio? Cioè, quello sul quale peraltro Salvini ha detto che querela, per cui io riporto solo le parole, non è una mia idea, è un'idea di Rosato. Mi quereli pure, però lo scambio è reale. Va bene, begin, lo scambio è reale, dice Rosato. Come dicevo prima, evidentemente continuano a ragionare sulla base dei loro vecchi schemi, non c'è stato nessuno scambio. E qual è lo scambio? C'è stata una decisione presa dalla base del Movimento 5 Stelle, che può piacere o meno, ma questa è stata la decisione che è stata presa, e c'è stato un rinnovo di quello che è un contratto di governo. Quindi casomai chiediamo a Salvini perché si era così distaccato rispetto a quelli che erano gli accordi presi in sede di contratto di governo. Questo è il limite, gli accordi erano quelli. Noi abbiamo ridefinire la TAV, però non scusi, abbia pazienza. Nulla, torniamo al punto di partenza. No, ma guardi, è un problema grande il TAV, e sembra che sia la soluzione di tutti i mali dell'Italia, che è una cosa che abbastanza lo invita a pranzo quell'operaio che diceva vengo a mangiare a casa di Di Maio se perdo il lavoro? Ma guardi, noi gli offriremo tantissimi lavori, perché c'è veramente tanto da fare in Italia, non soltanto sul TAV, che peraltro ho visto delle cifre roboanti, tipo 50.000 posti di lavoro sul TAV. Lei, che forse è un esperto, potrebbe dirci qualcosa in merito. Vabbè. Ecco, c'è una narrativa un po' esagerata sul TAV. La verità è che ci sono tanti altri problemi, la verità è che effettivamente in Italia non è stato scavato un centimetro di tunnel di base. Io vi invito ad andare a visitare il cantiere, come io stessa ho fatto. È un tunnel esclusivamente geognostico, ma non è nemmeno quello il punto. Le opere, evidentemente, quando sono iniziate, se sono iniziate, portarle alla fine a un beneficio si fanno. Se, come in questo caso è stato dimostrato da un'analisi costi-benefici, che ovviamente oggi viene contestata perché non porta i risultati che quella parte politica vuole, ovviamente la deve contestare, anche in un modo abbastanza fazioso, non si fa. Questo è finito. Marco, e poi un'altra finirà? Cosa, mi scusi, parla di alta velocità. Sull'alta velocità noi siamo assolutamente d'accordo, ma quella non è un'alta velocità, è un'alta capacità che farebbe risparmiare pochi minuti alle merci. Quindi non abbiamo analizzato tutta l'analisi costi-benefici, abbiamo avuto ponti, abbiamo parlato lungamente anche di queste accise, questa io mancata penso, introiti io di penso accise. Che una volta votato in Piemonte in Europa. Quando si vota in Piemonte? Sempre a maggio. Si comincerà, cioè ci sarà una svolta e l'opera si fa. Ma perché tu dici? Perché la Lega in Piemonte non può strappare con un mondo produttivo che è tutto schierato per farla, quindi non può. È un DNA della Lega, la Lega del Nord non è quella che ragiona con la tattica romana di Salvini. Salvini in questo momento è un leader molto romano, molto di palazzo, infatti fa gli accordi per rinviare, ma poi lì c'è un tessuto produttivo, c'è anche una rappresentanza politica
che vuole un'altra cosa. Tutto cambia per non cambiare. Beh, no, volevo farmi vedere invece De Luca, scusami. Ma sicuramente più frizzante di Tria. Tria, per la cronaca, ha detto che la TAV va completata. De Luca invece, in uno dei suoi interventi presso l'emittente, non so, meravigliosi travestimenti, com'era? Chi era? No, io lo conosco bene perché insomma sono di Salerno. De Luca è stato sindaco, quindi l'ho visto in tutti i suoi... Vuoi parlare in salernitano? No. Io parlo romanesco. No. Però insomma lui va il venerdì presso questa TV locale e sentiamo. Noi dobbiamo riaprire i manicomi, è assolutamente urgente, qui abbiamo gente furiosa che impazza nel paese, nelle istituzioni. Manicomio. È stato presentato dopo mesi di faticoso lavoro l'analisi costi-benefici per la TAV. Nel calcolo dei costi sa che cosa ci ha messo? Ci ha messo le entrate che lo Stato perderebbe per la vendita di gasolio, 5 Stelle, cioè si preoccupano di mantenere il tasso di inquinamento prodotto dai TIR. Non solo, ma fra i costi hanno calcolato anche la diminuzione dei pedaggi per le società autostradali. Ma come, fino a ieri avete detto che volevate fucilare alla schiena? Sia benedetto Basaglia in eterno, ovviamente, ma almeno per un periodo di emergenza, riapertura dei manicomi, assolutamente, priorità assoluta. Va bene, dai. Sembra siamo ormai oltre, allora non so, vuole replicare a De Luca, vabbè. Ma insomma, direi che è abbastanza incommentabile. Peraltro bisognerebbe segnalargli che l'analisi costi-benefici non l'ha fatta il Movimento 5 Stelle, ma l'ha fatto un pool di esperti indipendenti, quindi. Beh, su questo la Montaruli solleva il suo vaccino fino a... Siano indipendenti non lo so, perché saranno tutte persone che si erano già espresse a suo tempo contro la TAV, quindi sapevamo già che pregiudizio avevano nei confronti dell'opera. Insomma, ditelo a loro che sono degli esperti, dei professori. No, lo dobbiamo dire a Toninelli, che le ha pagati, mentre il loro lavoro poteva essere... Comunque. Aveva lo stesso effetto di un comunicato stampa del Movimento Notav preso da un blog e non l'avremmo pagato. E gli italiani avrebbero risparmiato, contenti, sapevamo già l'esito. Quindi è stata una buffonata. Di essere definiti è stata dei una buffoni, buffonata, quindi... una presa in giro nei confronti dei torinesi, dei piemontesi e degli italiani. Certo, quindi dei tecnici e dei professori lei oggi li definisce qui pubblicamente buffoni. Non mi dico sembra che loro ottimo... stati buffoni. No, vabbè, è quello dico che ha detto. Toninelli, nel nominare una commissione composta soltanto da loro, ha fatto una presa in giro nei confronti degli italiani. Perché quella non era una commissione imparziale, ma era una commissione ben delineata con già un pregiudizio nei confronti della TAV. E quindi si sapeva che l'esito sarebbe stato quello di un documento contrario alla TAV. Peraltro, mi perdoni, non un documento indipendente, ma un documento di contestazione dei documenti dell'osservatorio. Quindi neanche hanno fatto il compitino fatto bene. Tant'è vero che c'è un membro che si è staccato e ha detto che non ha partecipato al documento. Che è stato l'unico che poi ha fatto un'opinione invece che uno studio, giustamente. Va bene, comunque... È stato l'unico coraggioso a non Che firmarlo. Ha fatto un'opinione e non Però uno studio. Erano stati fatti in precedenza degli altri rapporti costi-benefici, questo diciamo è stato un nuovo, perché lo so, perché siccome ne parliamo... Ma sì, ma certo, sono giorni interi, ma allora, assolutamente sì, però va bene. Peraltro con gli stessi criteri. De Masi, il TAV è ovviamente ormai un simbolo, no, di tutto quello che accade nel governo, e anche in questo momento sono interessata a capire se secondo lei il Movimento può rinunciare al TAV come sua battaglia, come dice da Milano, magari ci arriverà dopo comunque le europee e le elezioni regionali in Piemonte, oppure se invece deve rimanere fedele a se stesso, e se secondo lei in quest'ultima settimana il Movimento 5 Stelle è cambiato troppo o invece si sta semplicemente adeguando a una politica responsabile di governo. Ma io, come ho detto qui a suo tempo, credo che il Movimento 5 Stelle avesse all'interno sia persone che guardavano a destra, sia persone che guardavano a sinistra. Era veramente al di fuori di questa, ed era, come dice, mi pare Bersani, ho sentito che diceva, una carta bianca su cui si poteva scrivere. Il PD ha lasciato che scrivesse Salvini su questa carta bianca, c'è poco
c'è poco da fare. E io credo che l'ultima settimana, questa, sia di grandissima importanza, perché segna praticamente la decisione del Movimento 5 Stelle, che visto che con la sinistra non c'è nulla da fare, stanno ancora a dibattere se chi è il segretario, eccetera, eccetera. Vabbè, stanno facendo un congresso. A questo però, punto dai. La scelta è a destra, c'è poco da fare. Volevo dire una cosa però, io non confonderei gli interessi dei piemontesi con gli interessi degli italiani. E anzi, fossi per il Movimento 5 Stelle, presenterei un piano alternativo alla TAV e dire con quei soldi faremo da Pescara a Roma, eccetera, eccetera, un piano preciso. A questo punto io credo che se si facesse un referendum, e non potrebbe che essere nazionale, non piemontese, ovviamente perché i soldi sono di tutti, a quel punto io non so se la maggioranza sceglierebbe TAV o sceglierebbe altro. Io credo che la maggioranza degli italiani vorrebbe altro, perché ha bisogno di altro, c'è poco da fare. Io sono meridionale, insomma, che per andare da Napoli a Reggio Calabria ci voglia quattro volte quello che ci vuole per andare da Napoli a Milano, è una follia. E quindi si aspetta altro. Però io credo che i 5 Stelle dovrebbero adesso fare un grande sforzo rapido di presentazione delle alternative. Altrimenti sembra che ci sia TAV o non TAV, mentre non è questo. È TAV o altre cose più utili. Montaruli, è un interesse solo di te piemontese, è un interesse solo di voi piemontesi? No, non è un interesse solo di noi piemontesi, è un interesse di tutta l'Italia. Peraltro, notavo questa battuta, tra virgolette, meridionalista di De Masi, arriva poi in un giorno nel quale Conte dice sulle autonomie rifletteremo mesi. Sulle autonomie credo che... sulle autonomie qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Ma sicuramente io sono concorde con quello che dice Conte, che è un argomento... Rimandiamo anche quello. Ma non è una questione di... Perché quando abbiamo parlato di autonomie che dovevano essere realizzate nel giro di due giorni... La cosa strana è che il TAV sarà pronto fra 20 anni, se va bene, e se ne parla da altri 30, però se non si fa entro domani è colpa del Movimento 5 Stelle. Le autonomie non mi sembra che fossero nell'agenda politica prima del 4 di marzo, però se non si fa è colpa del Movimento 5 Stelle. Cioè tutto quello che oggi è fermo in Italia sembra che sia colpa del Movimento 5 Stelle. Abbia pazienza. Con un po' di onestà intellettuale, ci sono dei dibattiti. Ma noi abbiamo un metodo di governo che oggi ci ha portato a fare la legge spazza corrotti, a togliere le pensioni d'oro, a eliminare i vitalizi, a mettere il reddito di cittadinanza, quota 100. Quindi in pochissimi mesi noi delle cose le abbiamo portate a casa. È evidente che ci sono altri argomenti su cui si deve fare un dibattito più approfondito e che magari non sono la priorità dei cittadini oggi. Ma ieri il caso di scuola che cita il nostro titolo è avvenuto a Foligno, perché qualcuno ha voluto fare un esperimento sociale, così lo ha nominato. Questo qualcuno è un insegnante elementare. La persona sulla quale si è fatto l'esperimento sociale è un bambino, guarda caso questo bambino ha la pelle nera. Valeria Brigida. Assolutamente una cosa che non deve succedere con nessun bambino di nessuna nazionalità. Beh, come genitore vogliamo chiarezza, come su tutte le cose. Se è vero, ecco, però. Una chiarezza. Prima bisogna vedere se è vero, perché prima di uccidere una persona bisogna vedere se è colpevole, però. I genitori di questa scuola elementare di Foligno chiedono chiarezza sulla vicenda che sarebbe avvenuta pochi giorni fa in una di queste aule, dove un maestro avrebbe costretto un bambino nero a voltare la faccia verso la finestra, motivando il gesto davanti a tutta la classe con un «perché sei brutto». Assolutamente una cosa che non deve succedere con nessun bambino di nessuna nazionalità, è imperdonabile, assolutamente. Ma questo mondo sta fatto per tutti, non è fatto per uno o fatto per due. Non è per colore solo, ma il colore che c'entra? Ci sta anche le persone che è razzismo solo, ma adesso ha trovato il momento che si sfoga. Perché adesso è un cacciamoli via dal paese, il messaggio viene dato questo, quindi probabilmente qualcuno si sente autorizzato anche a fare questo. La scuola deve essere il posto, secondo me, in assoluto dove i bambini vengano più tutelati. Il maestro si difende sostenendo di aver voluto fare un esperimento, ma la vicenda esplode con il post su Facebook, subito rimosso, di un genitore indignato dall'accaduto. E non tardano ad arrivare le reazioni dal mondo politico, primo fra tutti del segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, residente a Foligno, che annuncia un'interrogazione parlamentare.
Le indagini sono in corso e i diretti interessati non vogliono rilasciare interviste. Così, per capire meglio le ripercussioni di quanto accaduto, abbiamo raggiunto al telefono la legale della famiglia. Il bambino stesso è rimasto molto turbato, anche gli altri compagni di classe sono rimasti turbati, perché non hanno compreso il motivo di questo comportamento psicologicamente violento, discriminatorio, operato da questo insegnante nei confronti di questo bambino. Adesso, quale sia la matrice alla base di questo comportamento, se c'è un'ideologia, se è stato un gesto così, questo francamente non lo sappiamo, e poi ci saranno delle indagini che faranno luce anche sul movente, però credo proprio che si possa parlare di un atto, di un comportamento discriminatorio. Salve, scusate, siete delle insegnanti? No, non possiamo parlare. Ma siete insegnanti? Non possiamo parlare, sì. Salve, scusi, possiamo farle una domanda? A spiegare invece le ragioni del maestro è il suo avvocato. Mi ha sentito, si è scusato con i genitori, non è la sua intenzione creare dei traumi, voleva dare un esempio per suscitare una reazione opposta. Che cosa succederà nelle prossime ore al suo assistito? È probabile che sarà notificato un provvedimento di sospensione dal lavoro. Se l'autorità giudiziaria dovesse ravvisare dei profili comunque penali, sarà destinatario il mio assistito di qualsiasi altro provvedimento al quale poi noi valuteremo come opporci e difendere la sua posizione. Eccoci qua, e per dare tutti gli elementi sentiamo anche la sua voce, perché Michele Bocci, questo è il nome del professore che insegna nelle ore di alternativa alla religione per le persone che non sono appunto di religione cattolica. Michele Bocci ieri ha parlato a Porta. È una sperimentazione diciamo didattica che io puntualmente ho annunciato ai ragazzi, ho detto possiamo fare una cosa di questo tipo, e loro mi hanno detto proviamo, e sono stati avvisati perché parlavamo della Shoah, dell'integrazione, e quindi era diciamo per suscitare la provocazione positiva dei ragazzi. Capito, ma il ragazzo non l'ha presa niente bene. Qual è l'esperimento sociale? Io dico che è importante la nostra società, più che mai, educare i giovani a riflettere, a pensare criticamente, ed è questo l'obiettivo di tale lezione, suscitare reazioni da parte degli studenti al fine di porre accento sull'urgenza del rispetto delle peculiarità di ciascuno e dell'assurdità della Shoah. De Masi. Dunque, io credo che sia molto complicato andare a vedere a fondo come sono andate le cose. Sono stato insegnante per 40 anni. È capitato, per questo anche, la prima domanda è capitato anche a me di fare cose che potevano sembrare estrapolate e viste dall'esterno potevano apparire del tutto fuori. Io però prescinderei da questo. La realtà è che in Italia c'è una situazione prefascista. C'è poco da fare, no, addirittura. È questo la situazione nei confronti degli ebrei. La reazione a quello che è avvenuto, immaginiamo che questo sia un fatto fatto da Orson Welles, che non sia stato vero. Comunque il fatto che il paese si divide su è opportuno o non opportuno tutto questo, è opportuno o non opportuno reagire nei confronti degli ebrei in un certo modo. Comunque il comportamento nei confronti dello straniero è un comportamento pre-fascista. Io ho fatto l'analisi molto approfondita sulle situazioni prefasciste in Grecia nel 57, in Brasile nel 64, da noi nel 19. Tutte le fasi prefasciste sono come quella attuale. Cioè? E si comincia col dire addirittura, un po' come ha detto lei, e invece poi man mano ci si accorge che... Cioè, ma quali sarebbero gli elementi? L'elemento è di creare falsi nemici, come erano gli ebrei a suo tempo per Hitler e per Mussolini. Il falso nemico sarebbe lo straniero. Quando uno è straniero, soprattutto se è di pelle nera, è comunque un pericolo. Pericolo perfino per gli sfruttatori di questi tali, quelli che gli pagano 4 soldi per farli faticare tutto il giorno. Ora, come si fa a non accorgersi? Sarà che io, essendo sociologo, sono messo più in guardia dalla mia materia, per fortuna, su quello che sta avvenendo. Ma io vi prego di... non si tratta più di casi isolati. Begin.
Ma io provo a dare una lettura che è quella del politico e del cittadino, quindi è vero, non bisogna esprimersi su tutte le questioni su cui poi non si ha anche competenza, lei ha perfettamente ragione, però siamo chiamati qui a dare un'opinione e molto spesso anche noi politici dobbiamo diventare un po' tuttologi. Io credo che lei abbia ragione, che noi stiamo assistendo a un momento di grande crisi di valoriale. E questo non soltanto nei confronti però delle persone di colore o delle persone diverse, in generale. Abbiamo fatto una copertina una settimana fa sulla caccia ai gay, agli omosessuali, ai trans. È un momento storico dove l'odio la sta facendo da padrone. E io credo però anche storicamente che sia sempre stato rintracciato laddove ci sono dei problemi irrisolti, dove ci sono delle grandi difficoltà. Quindi qui sì la responsabilità può essere politica. Nella misura in cui noi dobbiamo dare un valore politico a tutto quello che succede. Lei giustamente dice ci si indigna per un bambino, il bambino ci si indigna in quanto tale, perché poi siamo tutti genitori e abbiamo una naturale propensione a difendere i piccoli cuccioli di qualunque specie, di qualunque razza. Però quello mi scusi, credo è facile, che sia molto umano. Lei si indigna per i 177 per le 177 cioè, persone dice, sulla nave. Posso interpretare il pensiero di Damiano? Lui dice tutto questo avviene perché c'è un contesto generale nel quale poi appunto si addita sempre il diverso. Il contesto generale lo crea anche questo governo. Ho interpretato bene? Sì, certo. Sì, è d'accordo però, oppure no? Ma io penso che lo abbia creato la società anche prima, perché scusi, ma non ci siamo indignati prima quando invece migliaia di persone erano stipate in condizioni pietose dentro i centri di accoglienza. Lì non si indignava nessuno e non ne parlava mai nessuno. Ci siamo indignati e come? Non ci l'abbiamo raccontato noi, l'abbiamo raccontato noi giornalisti. Sì, sì, però mi sembra un po' diverso la reazione che c'è stata. Quindi secondo me si sta veramente enfatizzando, dando sempre un significato politico e di dialettica tra partiti a tutto quanto. E io credo, onestamente, lo dico... al di ma c'è fuori il decreto sicurezza, c'è la legge sulla legittima difesa. Il punto di a vista, proposito di cose che hanno un contratto di governo. Dico questo, non era mai diventato obiettivo di un ministro la xenofobia. È la prima volta dopo il fascismo che un ministro va vestito da militare. Non so se è chiaro. No, ma... Grazie.